Salve web spettatori di Nano TV, siamo qui ad Afragola nella redazione con Lucio Iavarone, presidente del comitato No alla discarica ad Afragola e nei comuni limitrofi. Siamo qui per parlare del comitato. Oggi pomeriggio è previsto alle 16:30, quindi fra poche ore, stiamo registrando adesso alle 2. Ci sarà questo incontro qui a Via Saggese, mi sembra. Sì, via Saggese 20. Via Saggese 20. Allora, innanzitutto parliamo un attimo del comitato. Perché nasce questo comitato? Questo comitato nasce da un movimento spontaneo di cittadini che ad un certo punto, sull'onda di quella che è la drammatica crisi dei rifiuti che si è manifestata in maniera sostanziale negli ultimi mesi, ma che chiaramente ci portiamo dietro da anni, abbiamo riscontrato per l'ennesima volta, e quindi siamo stanchi, stufi di questo, e questo ci ha portato a voler dire la nostra in maniera forte, abbiamo riscontrato l'assoluto immobilismo delle amministrazioni preposte, a partire dalla presidenza della provincia di Napoli, presidenza della regione, i sindaci sulle aree dei comuni, delle aree in cui continua tra affermazioni smentite, quindi una serie di cose che vengono dette ogni giorno e puntualmente smentite quello successivo, territori su cui dovrebbero essere insediate queste discariche. Io voglio dire che sul punto proprio della discarica fragolese, un argomento che è stato portato in campo proprio dal presidente Cesaro, che rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa, insomma, parlava della possibilità insomma, della discarica qui ad Afragola. Il sindaco di Afragola Nespoli smentisce, hanno fatto pure un comunicato in passato dicendo che questo territorio non è adatto ad ospitare la discarica. Il problema è che al momento non c'è stata ancora nessuna smentita di Cesaro e quindi l'ipotesi posta in essere dal presidente Luigi Cesaro è ancora in piedi. Ecco quindi le motivazioni che hanno spinto anche noi dell'associazione Comunitas, l'associazione che gira intorno ai nostri media, napolinord.it, il Fatto, la redazione di Nano TV, a firmare il vostro documento e quindi partecipiamo anche noi a questo comitato No alla discarica. Chi sono i componenti del comitato, oltre ai comuni cittadini? Sì, allora il comitato chiaramente è costituito da un direttivo di 10 membri che sono espressione della società civile, ci sono ingegneri, avvocati, insegnanti, casalinghe che diciamo, hanno deciso, appena abbiamo lanciato questa proposta come cittadini, di aderire, di voler dare un contributo sostanzioso. Al comitato hanno aderito anche tantissime associazioni, oltre a Comunitas noi lavoriamo a braccetto con Lega Ambiente, con Libera, il Centro Insieme, la Nuova Casa, c'è tutta una serie di associazioni sul territorio che hanno sposato queste idee e che vogliono portarle avanti insieme a noi. Tra l'altro non parliamo solo di No alla discarica, no? Vogliamo Assolutamente. abbracciare, insomma, un movimento che nasce e che vuole abbracciare le tematiche ambientali che tanto interessano i cittadini. Esattamente, la collaborazione stretta con Lega Ambiente e con Libera punta proprio a quello. Noi andiamo molto al di là del semplice no alla discarica. Il no alla discarica lo grideremo, lo continueremo a gridare come cittadini fino con tutte le nostre forze. Ma noi vogliamo andare molto oltre, noi vogliamo imporre sul territorio e ci auguriamo che le istituzioni ci seguano in questo, vogliamo imporre un nuovo stile di vita dei cittadini, che punti proprio alla salvaguardia dell'ambiente. E il nostro programma, di cui adesso enuncerò i punti cardine, mirano proprio a quello. I cittadini, a questo punto, nell'immobilismo assoluto delle istituzioni, sono i cittadini che si mettono direttamente in discussione, scendono in campo, dicono la loro, ci siamo resi conti in pochissimo tempo in cui ci siamo messi insieme, abbiamo raccolto centinaia di adesioni, abbiamo messo insieme delle idee, abbiamo detto ok, queste idee sono valide, non le sentiamo dalle istituzioni preposte, parlano solo di discariche e non di altro, noi invece abbiamo delle idee precise, vogliamo dire quali sono, vogliamo dirle con forza e vogliamo che dal basso, bottom up, dai cittadini parta un processo di rivoluzione che porti ad un ciclo virtuoso di rifiuti e ad un ambiente ecosostenibile, a salvare e tutelare il nostro territorio.
Io voglio innanzitutto ricordiamo di nuovo ai nostri web spettatori che ci sarà un incontro alle 16:30, precisamente dove? In via Saggese 20, che è la sede del comitato. Il comitato dove tra l'altro insomma ospita anche l'associazione del rugby cittadino e il centro insieme, se non erro. E no, la sede, quella lì che dice lei, è quella di via del Molise, dove spesso ci Ah, incontriamo. ecco, un errore nostro, Invece, quindi. sì, Via invece Saggese la via dove? Saggese è la sede dove c'è anche il Comitato Saggese, che è un'altra associazione che ha aderito. E il posto, diciamo che per ora è la sede del comitato, che si trova proprio in via Saggese, appunto, non è a caso. Via Saggese è esattamente alle spalle di quella che è l'area della Scafatella, che sembrerebbe essere una di quelle più citate da Cesaro nei suoi piani, e quella che per ora più probabile in cui potrebbe insediarsi questa discarica, che ci auguriamo non ci Noi sia. vogliamo portare in campo anche un altro argomento, no? Insomma, che ci viene segnalato anche da altri territori. Vogliamo portare in campo, praticamente questa polemica, all'interno del PDL, tra, gli esponenti, i leader, perché c'è qualcuno che sottovoce dice che, la discarica qui, ad Afragola è stata menzionata da Cesaro per, diciamo, contrastare l'altro leader che è il sindaco di Afragola, Nespoli, ma che in realtà non si farà mai questa discarica. Lei cosa pensa su questo punto? A noi non interessano le chiacchiere, le lotte di palazzo, le lotte tra il presidente della provincia e il sindaco. Non ci interessa tutto questo. Noi andiamo contro determinate logiche di non volontà di risolvere seriamente il problema da anni a questa parte, quindi anche prima di Cesaro, voglio dire. Vogliamo innescare un'inversione di rotta. Un'inversione di rotta decisa, definitiva, perché sinceramente 16 anni di crisi dei rifiuti sono troppi. Quindi adesso abbiamo messo insieme le idee, le esporremo, andremo avanti in maniera decisa. Non vogliamo che la politica e queste lotte tra Nespoli e Cesaro, chiunque sia che dovesse venire anche dopo Nespoli, dopo Cesaro, non Ricadono sui vogliamo. cittadini e sul. Esatto, vogliamo assolutamente che un problema, che è quello della gestione dei rifiuti, diventi, e questa è la nostra mission, diventi una risorsa per la collettività, perché tale può essere, può diventare, come in altri posti del mondo, una risorsa. Dobbiamo gestire questa risorsa, che sono i rifiuti. Non dobbiamo fare come fanno oggi, che gestiscono soltanto sull'emergenza il problema rifiuti, con arricchimento di pochi criminali, e depauperamento di quelle che sono le ricchezze ambientali ed economiche del nostro territorio. Noi cittadini siamo stufi, abbiamo detto basta, e adesso diciamo qual è il processo da mettere in campo per un'inversione di rotta decisa per un ciclo virtuoso dei rifiuti. In chiusura diamo due dati. Innanzitutto, non so se chi ci ascolta dove può contattare, in che modo può contattare il comitato. Sì. Allora, noi siamo presenti, a brevissimo avremo un nostro blog su internet che diffonderemo, tramite il quale tutti potranno aderire al comitato ed essere costantemente informati su tutte le iniziative. Inoltre, la sede del comitato è via Saggese 20, quindi si possono legare lì in qualsiasi momento, lo troveranno sempre aperto e potranno accedere tranquillamente a quelle che sono le nostre iniziative. E tramite Facebook esiste il gruppo del comitato No Discarica, possono tranquillamente contattarci come gruppo su Facebook, o me personalmente su Allora, Facebook. su Facebook possiamo contattare Lucio Iavarone, per quanto riguarda, oppure cliccare proprio Comitato No alla discarica da Certo, Fragola e trovano questo profilo. assolutamente. Io volevo solo brevissimamente, ma proprio come punti velocissimi, elencare quelli che sono i punti del programma che andremo a mettere in campo, su cui Prego. stiamo già lavorando. Uno, richiesta immediata di un tavolo tecnico permanente al comune di Afragola e a tutti i comuni limitrofi. Sedendoci al tavolo con le istituzioni, vogliamo portare le nostre istanze, le nostre denunce, le nostre proposte. Quali sono
sono le nostre proposte? Noi vogliamo un ciclo virtuoso dei rifiuti, una raccolta differenziata seria a tappeto su tutto il territorio, non fallimentare come quella che viene fatta oggi, quindi raccogliendo la plastica, il vetro, il cartone, il multimateriale e soprattutto la frazione umida. Vogliamo dei piccoli siti di compostaggio sul nostro territorio e prima ancora dei siti di compostaggio vogliamo che vengano fatte iniziative di diffusione di massa anche della cultura del compostaggio domestico con le compostiere. Il comune può fare tanto in questo senso. Vogliamo delle isole ecologiche fisse, immobili sul territorio, perché non sappiamo mai dove andare a depositare il vetro, dove andare a depositare gli ingombranti, gli elettrodomestici. C'è poca informazione su questo punto. C'è poca informazione, cioè, quindi noi sicuramente contribuiremo tantissimo alla comunicazione e all'informazione, perché uno dei nostri obiettivi è soprattutto quello di informare e di educare gli altri cittadini. Inoltre abbiamo tutta una serie di iniziative. Noi vogliamo che la TARSU, che è una tassa, si trasformi in TIA, una tariffa che vada a premiare gli utenti più virtuosi con l'utilizzo di card e l'accumulo di punti per tutti gli utenti che vanno a depositare nelle isole ecologiche il loro materiale differenziato. Lavoriamo a braccetto, come ho detto prima, con Libera. Vogliamo proporre alle ASL un progetto per avere finalmente un registro dei tumori sul nostro territorio che sia aggiornato ed attendibile, perché non possiamo più nemmeno tacere su questo grave problema. Lavoriamo in collaborazione con e faremo delle proposte al governo nazionale, alla regione, alla comunità europea, perché noi vogliamo che questo territorio non si deve più parlare di discariche ma si deve parlare di bonifica. Vogliamo l'accesso a fondi europei per bonificare il nostro territorio, non per continuarlo a distruggere. Chi può chiedere l'accesso ai fondi europei? Il comune? Sicuramente le istituzioni preposte, che non lo fanno. Quindi sensibilizzeremo, educheremo, andremo ad informare i cittadini su tutta una serie di azioni che si possono mettere in campo individualmente, come soggetti singoli, come membri della società civile, per puntare, e questo è il nostro ambizioso obiettivo, il nostro obiettivo è rifiuti zero, sull'esperienza inglese dell'associazione della famiglia di Rachel e Richard Strauss, My Zero Waste. A quello vogliamo tendere, rifiuti zero, mediante tutta una serie di informazioni, di pubblicità, di comunicazione. Noi ovviamente, che tenda a ridurre i consumi personali. Noi ovviamente daremo la massima informazione su tutte le attività, certo, del comitato. Non so se lei vuole aggiungere altro per il momento. Cominciamo, secondo me, da subito. Ogni cittadino deve fare un atto concreto, preciso. Ogni singolo gesto, comportamento è fondamentale per salvare l'ambiente. Cominciamo a non accettare più nei negozi, nei supermercati, sacchetti di plastica. Muniamoci tutti di sacchetti di tela, andiamo a fare la spesa con quelli. Basta con i sacchetti di plastica, e quindi anche con la Confcommercio. A livello locale, nei comuni, faremo un'iniziativa proprio per arrivare a quello, l'abolizione definitiva, nel rispetto della legge che è stata appena approvata, sacchetti di plastica zero. Benissimo, con queste sue parole noi chiudiamo questo primo appuntamento e vi aspettiamo tutti su napolinord.it all'appuntamento tra poche ore a Via Saggese. Grazie a Lucio Iavarone, presidente del comitato No alla discarica da Fragola e nei comuni limitrofi. Buongiorno. Grazie a voi.